sul mio canale YouTube. Voglio fare ora questo piatto tipico sardo, i culurgiones. Non è semplice farli, io ho provato e riprovato. Per la prima volta li ho assaggiati a Cagliari mentre andavo ad Oristano, in vacanza ad Oristano con mio marito. Mi sono piaciuti tantissimo questo sapore che c'è dentro di menta, sono veramente buoni. Quindi ora vado a rifare il video. Naturalmente ho fatto tantissime prove perché non è così semplice farli, specialmente la chiusura, la spighetta, bisogna avere tanta manualità, quindi bisogna provare e riprovare, non arrendetevi al primo passaggio. Adesso, gli ultimi che ho fatti sembra che siano venuti quasi bene. Naturalmente la perfezione la lascio alle amiche sarde, quindi seguitemi in questo video e vedrete che vi innamorerete anche voi di questo piatto. Allora, per fare questi culurgiones ci prepariamo prima il ripieno. Ho lessato le patate, poi le ho schiacciate con lo schiacciapatate, ancora tiepide. Poi ho messo l'olio con lo spicchio d'aglio per farlo aromatizzare. C'è anche chi mette i pezzettini, però è meglio evitare e usare direttamente l'olio aromatizzato all'aglio. Questo è il pecorino sardo, ne ho comprato un pezzo semistagionato e un altro più stagionato, e poi l'ho grattugiato. Eccolo qua. Questa è la menta romana che ho nell'orto, che ho tagliuzzato cercando di farla fine. Ho messo anche un pizzico di sale, ma nemmeno servirebbe perché c'è il pecorino che è bello saporito. Lo mettiamo insieme alle patate, ecco qua. Questo rumorino che sentite di sottofondo è il forno, non è la registrazione, è il forno acceso che sto facendo, devo infornare il pane. Quindi metto anche la menta, metto l'olio, togliendo l'alio. Questo deve stare almeno 8 ore per insaporirsi bene. Dicevo l'olio con dentro l'alio, quindi ce lo prepariamo prima. Altrimenti, ecco, con l'alio basta strusciarlo un pochino sulle pareti della ciotola, così, e prende sapore. Ok, schiaccio, mescolo per benino così anche con la mano. E questo preparato poi va coperto e lasciato riposare, quindi lo possiamo anche preparare la sera prima e la mattina ci dedichiamo a formare i culurgiones. Ok. Bene, adesso prepariamo la sfoglia per fare questi culurgiones. Questa sfoglia è adatta, è la stessa che si usa per i gnocchetti sardi, quindi se volete potete usare anche queste dosi per fare i gnocchetti. L'acqua, vi ho messo le dosi, però comunque potete fare anche ad occhio, perché bisogna mettere l'acqua quanto basta. Non deve essere né troppo morbida la sfoglia né troppo dura. Allora, io la faccio così, ho visto più di qualche ricetta, anche se ci sono alcune ricette che usano l'uovo, però ho visto la maggioranza fanno così, senza uovo, quindi acqua e semola. Semola sarda, se è possibile, altrimenti usate quella che avete. Ho messo il cucchiaio di olio e metto l'acqua piano piano, così mi regolo direttamente nella ciotola. Bene, continuo. Naturalmente non mi prendete per una maestra.
ho studiato, per fare questa cosa ho studiato, mi sono rivolta specialmente ad una mia amica sarda, Giuliana, anzi che la saluto, e poi mi sono andata a vedere anche diversi video di amiche sarde. So che fanno anche una scuola per fare questa spighetta, queste pieghette, sa spighetta, è chiamata così. Quindi non è una cosa semplice, ho provato diverse volte, però diciamo che anche se la fate così un pochino alla buona, comunque sono buonissimi, perché il ripieno è veramente spettacolare. E poi questi colurgioni se vanno conditi soltanto con pomodoro, con un sughetto normale di pomodoro, dove vanno appoggiati sopra delicatamente, perché sono delicati una volta cotti. Allora, vediamo un po' se va bene. Come vedete, insomma, dobbiamo trovare la consistenza giusta. Non durissima deve essere questa pasta perché altrimenti poi non si attacca. E nemmeno morbida perché sennò non si vede bene la spighetta. Quindi magari fate delle prove prima. Ok. La faccio riposare un pochino, 15-20 minuti, coperta. E poi, ecco, vedete, così va bene. E poi faccio delle strisce, le faccio con la macchinetta, però volendo anche con il matterello, se volete, la stendete a mano, come volete. Io per fare prima uso la macchinetta. Faccio delle strisce. Ho la nipotina, mentre sto facendo questa cosa, che vuole partecipare anche lei, quindi se vedete qualche manina in più è Sofia che vuole aiutare. La stendo prima un pochino grossa e poi più sottile, però non troppo sottile, altrimenti poi si rompono. Dunque, metto, adesso vediamo, andiamo un attimo a che punto della macchinetta. Ecco, vedete, così va bene. Quindi alla penultima tacca, scusa, alla penultima tacca della macchinetta, oppure regolatevi se la fate a mano. Metto comunque un po' di semola. La faccio proprio appena asciugare se è leggermente morbida, altrimenti procedo subito. Prendo un coppa pasta, così. Un coppa pasta, dicevo, di 8 centimetri, scusate, di diametro, e poi taglio così. Faccio dei rotondi, cerchi, naturalmente la pasta che tolgo intorno, poi la riammasso e ci faccio altri cerchi. Ecco qua, ok, li faccio tutti e poi procedo per mettere il ripieno. Allora, finiti tutti i cerchi, adesso mettiamo il composto, il preparato. Vedete, metto una bella cucchiaiata perché devono essere belli cicciotti, anche perché poi quello che sta in più esce fuori mentre si fa la spighetta, poi vi faccio vedere. Quindi lo schiaccio un pochino qui, per esempio, mi sembra poco, ne metto un altro pochino così. La menta l'ho tagliata forse troppo grande, bisogna farla un pochino più sottile. Allora, ci sono diversi modi: mettere le due dita così, il pollice e l'indice, perché sotto non va schiacciato, deve rimanere rotondo. E poi unisco, avete visto all'inizio, destra, sinistra, e vado fino su, piano piano senza schiacciarlo sotto. Io adesso sto comoda così, una mano aperta. Ecco qua, vedete, l'eccesso esce. Ed ecco qua, la spighetta. Continuo, vediamo se mi vengono ancora meglio. Quindi se non riuscite a tenerlo sulla mano sinistra, magari anche con la mano aperta,
Vado così, tiro un pochino e poi spingo anche in avanti mentre sto chiudendo, eh. Pizzico, vedete, bisogna proprio pizzicare. Quindi la pasta, ecco perché deve essere giusta, perché non troppo dura né troppo morbida. Ancora. Poi ho visto alcuni video che invece di iniziare così iniziano anche diversamente, però non fa niente, è la stessa cosa comunque. Ecco, pizzico a destra, pizzico a sinistra. Mi raccomando, non deve, sotto deve rimanere rotondo, quindi non va schiacciato sotto, eh? Deve rimanere gonfio. Ed eccola qua. Beh, che dite, possono andare, no? Fatti da una romana, non da una sarda. Direi che sono passabili. Ok, e vado avanti fino ad esaurire la pasta. I ritagli, come ho detto, ci facciamo altri cerchi. Ecco qua. Ma sono andata un po' più veloce. Ed ecco. Io questi, a parte se voglio mangiarli subito, ne voglio mangiare subito qualcuno, me li surgelo. Li surgelo e così al momento li tiro fuori e li faccio quando voglio. Un sughetto, come ho detto prima, leggero, nell'acqua quando vanno cotti bisogna metterli quando bolle, come vengono su li togliamo con una schiumarola, altrimenti sono delicati, altrimenti si schiacciano. E nel piatto vanno adagiati su questo sughetto, magari poco poco anche sopra, e pecorino. Bene, spero di aver spiegato bene tutto il procedimento e accetto anche i consigli dalle amiche sarde, naturalmente. Ciao a tutti e buon appetito!